Prova. Matteo Salvini, siamo arrivati a fine anno, allora quali sono i propositi per il 2016? Più lavoro e meno immigrati clandestini, quindi via la legge Fornero, via gli studi di settore, via Renzi, possibilmente mi piacerebbe un 2016 con gli italiani che tornano a votare, tornano a scegliere, tornano a decidere, perché questo qua è pagato da altri per fare gli interessi di altri, e noi come Lega umilmente, tranquilli, senza guardare i sondaggi buoni, avanti a lavorare. A proposito di sondaggi, i sondaggi aumentano, le cifre della Lega, e anche qua a questa festa della Lega si è vista tantissima gente come da anni non si vedeva. Sì, io tornavo indietro a 2 anni fa quando eravamo al 4%, l'anno scorso al 12%, quest'anno dicono al 16%, però mi interessa vincere per fare quello che stiamo proponendo dall'opposizione. E poi i militanti della Lega sono sempre commoventi, direi quasi, quindi sono stracontento di questa vita. Ecco, c'è il divertimento che qua tra fotografie ne fate 1 miliardo, interviste anche, è il bello e il brutto di essere il capo di un partito? No, il bello, il brutto non c'è, nel senso che io lo faccio 24 ore su 24 per cambiare, per i miei figli, quindi se non mi piacesse farei altro nella vita, quindi no, non c'è il brutto. Sicuramente è impegnativo perché molti altri politici il 28 dicembre sono palle all'aria a godersi il sole da qualche parte, però fa parte del gioco. Ecco, dal palco però hai parlato ancora una volta alla Fornero, se ne parla da anni, non si cancella questa cosa. Maledetta, veramente, io non me la prendo mai con le persone, ma questa ha rovinato milioni di italiani. Pensare che le donne in Italia saranno quelle che andranno in pensione più tardi in tutta Europa dal 1 gennaio mi fa veramente imbestialire, sapere che una donna che lavora in casa di riposo, che solleva malati dalla mattina alla sera, deve stare sul lavoro fino a 66 anni, mi rende veramente una bestia. Ieri sei stato da Berlusconi, come andare da Berlusconi? Abbiamo mangiato lo strudel, buono, strudel e spumante, parlando di Natale, di passato ma soprattutto di futuro, di Milan, che è un dramma. Buone notizie? Speriamo, perché vorrei che mio figlio prima della maggiore età, adesso a 12 anni, vedesse vincere qualcosa. E non sarebbe male. Ecco, un po' ti preoccupa invece il fatto che per esempio per Milano la sinistra ha già quasi un nome e la destra no? No, la sinistra si sta scannando sulle primarie, io conto che entro la fine delle vacanze ci sia la squadra. Anime diverse lotteranno, quella che vorrebbe più purismo, l'altra che vorrebbe allargare più a centrodestra. Uniti si vince, ognuno con le sue identità, con le sue diversità, patti chiari, amicizia lunga, nel senso che occorrono sia a livello locale che a livello nazionale programmi concreti, fattibili, per evitare gli errori del passato, che poi arriva Casini, Fini, Follini, Alfano, no, però dipende, vediamo. Quindi patti chiari, amicizia lunga, secondo me uniti vinciamo. Da poco ha detto, se ci danno i voti e andiamo al governo, noi in 6 mesi ripuliamo le città. È fattibile? Sì, basta permettere a polizia e carabinieri fare polizia e carabinieri, certezza della pena, espulsioni per chi merita espulsioni, accoglienza per chi merita accoglienza, sgombero delle case popolari, dei campi rom abusivi, in 6 mesi si potrebbe fare tanto. Allora, un augurio per questo 2016? Serenità e lavoro, serenità in famiglia, ma se non c'è il lavoro la serenità va a farsi benedire, quindi vedremo di copiare dall'estero quello che funziona. Tipo il fiscale? Non è possibile che in Bulgaria le aziende paghino e anche i cittadini il 10% di tasse, in Italia si arrivi al 60%, quindi se lo fanno in Bulgaria possiamo farlo anche noi. Perfetto.